Ciao a tutti ragazzi, io sono Feraz e oggi siamo in un nuovo video di Dragon Ball What If. Oggi siamo con l'episodio numero 14, ma prima di cominciare ci tenevo a ringraziarvi per alcune cose. Prima di tutto, grazie per essere stati ieri, anzi l'altro ieri con me in live, dato che siamo stati all'incirca 60 nei periodi di picco ed è stato comunque una live fatta a caso e quindi posso essere solamente soddisfatto dei risultati. Inoltre ragazzi, il video degli LC6 su Xenoverse 2 ha fatto all'incirca 7500 visual. Ad oggi ovviamente sicuramente aumenteranno e di questo ne sono veramente contento, quindi volevo ringraziarvi pure per questo. E niente, spero che il video vi piaccia, buona visione! Hurry, oh, there were mysteries and miseries. Did I like how the money you love it? Somebody you evil, why you let your hell? No need no show die, and no no show die. Oh, that one, two, three steps on this dark stage. Leech of black man, show white camel no fuji air. Demo kage no tada kore ga naru no. The words and thoughts, tears and blood are full of chikara ga. Nell'episodio precedente di Dragon Ball What If abbiamo visto i nostri eroi formare il team per l'universo 7 che competerà nel torneo del potere. Whis ha riunito i guerrieri alla Capsule Corporation. Tra questi guerrieri c'è gente del calibro di Frieza e di Cooler, i quali sono stati resuscitati proprio per il torneo. Una volta arrivati al torneo del potere, i nostri guerrieri fanno la conoscenza di potentissimi combattenti che affronteranno nel torneo. Dopo che il Deshinkan ricorda le regole e ringrazia tutti di essere venuti, fa cominciare il torneo. Subito dopo l'inizio si scatenano degli scontri veramente, veramente cruenti. Durante questi scontri, Goku, Vegeta, Bardock, Freezer e Cooler portano l'universo 9 all'eliminazione, sconfiggendo tutti i guerrieri in alcune battaglie molto entusiasmanti. I due Zenon, dopo che gli è stato ordinato di eliminare l'universo 9 dal Daishinkan, obbediscono senza battere ciglia e sembrano divertiti come se fosse un gioco. Il Daishinkan, dopo, guarda con uno sguardo abbastanza malizioso Goku, il quale si rivolge con lui con uno sguardo pieno di rabbia, dato che sembra aver capito qualcosa. La battaglia di Kaba e Caulifla è la furia di Kail. Dopo l'eliminazione dell'universo 9, sull'arena tutti gli scontri si fermano ed inizia a regnare un clima di sgomento e rabbia. Pochi secondi dopo gli scontri ripartono. Freezer nota che i due Zeno hanno eliminato l'universo 9 senza esitazione e si ripromette di controllare tutte le divinità un giorno. Nel frattempo Goku e Vegeta stanno discutendo riguardo all'eliminazione dell'universo 9. Vegeta è abbastanza sconvolto del fatto che Zeno è eliminato in un istante e senza esitazione l'universo 9, come se fosse un gioco. Goku, continuando a parlare, dice a Vegeta che per lui è normale, dato che comunque Zeno ha già eliminato un universo, ovvero l'universo 7, nel futuro, senza mostrare nessun tipo di esitazione. Questo perché appunto Zeno può eliminare e distruggere quello che vuole, nessuno lo può fermare. Nel frattempo che parlano, i due Saiyan vengono avvicinati da Ite e Botamo. Goku lascia la situazione a Vegeta e gli ricorda di non sprecare energie. Il Saiyan si lancia immediatamente su Ite, cercando di colpirlo. Il nemico però si teletrasporta, non lasciando nessuna traccia. Botamo colpisce immediatamente Vegeta, il quale para i colpi e risponde con una scarica di pugni velocissimi. Poi cerca di afferrare il nemico, ma viene afferrato da Magetta che lo colpisce. Qui Vegeta cerca di sfuggire ai colpi degli avversari, che, combinati, gli causano molti problemi. Cerca di colpirli, prima di tutto, con dei cannoni Gali.
cercando comunque di rilasciare una buona quantità di energia giusta per sbalzarli via dal ring, fallendo miseramente, dato che comunque Botamo è in grado di assorbire i colpi avversari. Magetta colpisce Vegeta alle spalle, mentre quest'ultimo cerca di colpire Botamo. Il Saiyan cerca di bloccare i colpi di entrambi, venendo colpito qualche volta. Poi si riprende e, trasformato in Super Saiyan, colpisce pesantemente Magetta, che viene scagliato contro Botamo. Nel frattempo C18 ha appena buttato fuori Shosa dell'universo 4 e ora si appresta ad affrontare Maiora, anche lui dell'universo 4. Si scatena subito una battaglia molto veloce, che ritrova i due avversari coinvolti a colpirsi con dei colpi quasi impercettibili. C18 però viene messa in difficoltà dal fatto che Maiora riesce a prevedere quasi tutte le sue mosse. Nonostante sia cieco, grazie all'olfatto riesce praticamente a prevedere le mosse un istante prima di essere colpito, riuscendo così a schivare la maggior parte dei colpi. Maiora quindi decide di colpire C18 con una combinazione di colpi dell'aura e poi le lancia contro un uragano puro di aura. C18 cerca di evitare questi colpi, riuscendoci con successo, però poi non riesce a parare i pugni che le arrivano dopo essersi parato dal colpo. Poi la Cyborg decide di fare sul serio e utilizza gran parte della sua potenza per lanciare un'onda di aura pura che colpisce il nemico. Qui Maiora si ritrova abbastanza stupito dalla potenza della Cyborg, ma non si arrende e continua a colpire C18, la quale però riesce pian piano a schivare sempre i suoi colpi. C18 quindi prende per il naso Maiora, gli dà due calci che lo stordiscono e poi, teletrasportandosi alle sue spalle, gli dà un pugno che lo fa arrivare direttamente fuori dal ring, eliminandolo dal torneo. C18 però si ritrova al margine del ring e viene buttata fuori da Frost, che la colpisce con un colpo di coda. La Cyborg quindi si ritrova sugli spalti insieme a Whis, il quale si congratula con lei e la rassicura, dato che comunque sono presenti in combattimento ancora 9 guerrieri, tutti quanti fortissimi. Vegeta viene sbalzato da un colpo di Botamo dall'altra parte dell'arena e viene avvicinato da Kaba, che diventa subito Super Saiyan 2. Nel frattempo che il giovane Saiyan si avvicina, colpisce e butta fuori dal ring due guerrieri, Nigrishi e Murisan, rispettivamente dell'universo 3 e dell'universo 10. Qui il giovane Saiyan si avvicina al mentore e gli dice che è arrivato il momento del confronto. Si mette in posta di combattimento e sfida Vegeta, il quale, sorridendo, decide di affrontare Kaba per un po', vedendo fin quando si è spinto con gli allenamenti. Si trasforma subito in Super Saiyan e qui parte lo scontro. Kaba si scaglia immediatamente contro Vegeta, colpendolo con dei colpi molto veloci e precisi. Il Saiyan si ritrova piacevolmente sorpreso dalla potenza del giovane Saiyan, il quale durante questo breve periodo è diventato molto più forte. Vegeta però non si vuole far sconfiggere così facilmente e quindi decide di colpirlo con qualche colpo dell'aura, colpendolo prima di tutto con un Galick Gun e poi con una grande sfera dell'aura. Kaba viene colpito prima dal Galick Gun, però poi si riprende, pronto per parare la sfera dell'aura. Non arrendendosi, il Saiyan si scaglia contro Vegeta, colpendolo di nuovo con una serie di colpi molto veloce, che questa volta però prende in pieno il Saiyan e si ritrova scagliato in aria e poi scagliato al suolo e colpito da numerose sfere dell'aura. Qua Vegeta sorride maliziosamente e fra sé e sé pensa che Kaba ha un futuro come ottimo combattente ed inoltre pensa pure che potrà raggiungere facilmente il Ki divino e i vari stadi che ne conseguono. Successivamente Kaba, approfittando del momento di fermo di Vegeta, prova a colpirlo con dei colpi pesanti, ma questa volta vengono parati. Vegeta quindi colpisce Kaba con un calcio molto potente allo stomaco, lasciandolo a terra. Poi lo invita ad alzarsi, dato che vuole spronarlo a fare sempre di meglio. Il Saiyan poi decide di colpire Vegeta con un cannone Galick. Vegeta ovviamente controbatte con la sua stessa mossa. Si crea uno scontro tra onde dell'aura, che però vede come vincitore Vegeta. Kaba quindi perde la trasformazione e si ritrova leggermente ferito. Vegeta quindi lo invita a recuperare le energie e a sfidarlo in seguito, dicendogli pure che prima o poi potrà raggiungere perfino il Super Saiyan 3. Nel frattempo Kale viene presa alla sprovvista da una papa durante lo scontro contro Meltiop. Viene poi salvata da Caulifla, che allontana i due, trasformata in Super Saiyan. Poi, insieme a Kale, si dirige da Goku, al quale chiede di insegnare il Super Saiyan Blue alle due. Goku dice che ancora nessuna delle due è ancora pronta. Caulifla, arrabbiata, chiede a Kale di trasformarsi per affrontare insieme Goku. La ragazza fallisce nella trasformazione e si mette in disparte. Sembra proprio che non riesca più a controllare i Berserker, nonostante nel torneo tra sesto e settimo universo ci sia riuscita. Caulifla diventa Super Saiyan di terzo grado e, approfittando dell'elevata forza fisica acquisita con la trasformazione, si scaglia su Goku, cercando di colpirlo. Però Caulifla viene subito sconfitta da quest'ultimo, dato che questa trasformazione si dà tanta forza, però toglie molta velocità. Infatti Goku, con un calcio ben piazzato, lascia a terra Caulifla, detrasformata. Caulifla quindi diventa Super Saiyan,
e affronta Goku. Si scaglia subito su di lui, colpendolo con dei colpi molto potenti. Goku però li schiva quasi tutti, colpendo poi Caulifla allo stomaco con un calcio ben assestato. La Saiyan quindi, furiosa per il colpo appena subito, lancia dei colpi dell'aura a ripetizione, che però vengono fermati tutti quanti da Goku. Qui i due si scagliano entrambi uno contro l'altro e si colpiscono con dei colpi molto potenti, restando però alla pari. Goku quindi decide di utilizzare leggermente un po' più di forza, colpendo Caulifla alla faccia con un pugno molto potente. La Saiyan qui si infuria e, cercando di ricordare come ha raggiunto il Super Saiyan 2 durante un allenamento, ci riesce. Con questa nuova forma affronta Goku al massimo delle sue forze. Goku cerca di colpire Caulifla, fallendo per i primi istanti, dato che comunque ha ricevuto un potenziamento molto elevato. Caulifla quindi colpisce Goku con un pugno in faccia e poi lo scaglia via. Goku non si fa battere e colpisce Caulifla con una Kamehameha molto potente. Qui la giovane Saiyan viene messa in difficoltà da Goku, il quale comunque si sta ancora mantenendo. Il Saiyan poi decide di terminare lo scontro, dato che ha visto che Caulifla comunque è molto potente, ma che ha bisogno di allenarsi ed affinare i suoi poteri. Si scaglia quindi su di lei e la colpisce con un pugno allo stomaco, facendola restare a terra. Caulifla si rialza e non si arrende però, si trasforma di nuovo in Super Saiyan 2 e si scaglia direttamente su Goku, colpendolo con dei colpi molto veloci e potenti. Appena Goku si rialza, Kale chiede a Caulifla se per lei è un peso, dato che comunque Kale si sente molto debole, dato che non è riuscito ad affrontare Goku insieme alla sorella. Qui Caulifla la ignora e decide di concentrarsi nello scontro contro Goku. Qui Kale si infuria e scatena un'esplosione dell'aura molto potente, dalla quale fuoriesce lei trasformata in forma Berserker. Ragazzuoli, il video finisce qua. Cosa succederà ora a Kale dopo che si è trasformata in Super Saiyan Berserker? Chi la fermerà e soprattutto cosa combinerà ai guerrieri che stanno partecipando al torneo? Beh, questo ovviamente lo scoprirete nella prossima puntata. Detto questo, vi ringrazio di aver visto il video fino alla fine. Fatemi sapere cosa ne pensate del What If qua sotto nei commenti. Lasciate mi piace, commentate il video e condividetelo con i vostri amici. Inoltre, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, attivate la campanella per avere tutte le notifiche riguardo ai video. Seguitemi sia su Instagram sia su Facebook, dove pubblico qualche aggiornamento riguardo al canale e dei sondaggi. Entrate nel gruppo Telegram e nel gruppo Discord che trovate qui sempre qui sotto in descrizione per parlare con me e gli altri The Riddles. Detto questo ragazzoni, non ci vediamo ad un prossimo video, ad una prossima live. Un saluto da Feraz, bella!